La pioggia non ferma l'Aikos e il sole splende comunque a Napoli, una puntata speciale nel segno della solidarietà, del Natale, della tradizione. E a proposito di tradizione, in attesa che diventi patrimonio UNESCO, il caffè del Gran Caffè Storico Gambrinus è stato protagonista di questa puntata. Michele. Sì, siamo arrivati a Napoli, abbiamo parlato di tutto quello che c'era da dire su questa città, di storia, tradizione, della pizza, dell'albero di Natale, della Galleria Umberto, Palazzo Reale, di tutto e di più, di presepi, e poi siamo arrivati al Gran Caffè Gambrinus, ne abbiamo viste e assaggiate di tutti i colori. Gennaro Ponziani, direttore del Gran Caffè Gambrinus, un'emozione essere qui da più di 30 anni, ci racconti l'emozione più grande però che ha mai vissuto in questi locali. Quella più grande è stata quando abbiamo servito il caffè a Papa. Papa mi ha fatto mettere il caffè nella tazzina, grande, e poi ha detto metti un po' d'acqua dentro, sanità, mettiamo l'acqua nel caffè. È un sacrilegio per i napoletani mettere l'acqua nel caffè. Ho detto il caffè lo dovete assaggiare così, normale, è un espresso. Il caffè si prende senza acqua. Lui l'ha provato. Ah, bravo, mi piace. Poi sono andato io per la correttezza perché stava facendo colazione, perché lui prendeva dei biscotti dolci salati che avevamo preparato. Sono uscito fuori. All'uscita che lui ha fatto, mi è venuto vicino e mi ha dato il crocifisso. Ho detto questo te lo tiene per te, perché mi ha fatto prendere un caffè che non dimenticherò più, e da oggi poi non metterò più acqua nel caffè, prenderò solo il caffè a saluto. Ma io l'ho baciato la mano, in quel momento mi sono sentito tutto dei brividi addosso. Ma la cosa più bella, quando sono uscito dalla chiesa, tutte le persone mi toccavano, e il momento quando mi andavano a toccare dicevano deve essere il Papa, ma i piedi qua mi si addrizzava tutto. Non capivo, è un'elettrica. Non è il Papa che ha benedetto il direttore, è il direttore che ha benedetto il Papa, insomma. No, scherziamo, no, direttore. Però guardi che è una cosa bellissima, sono dei brividi addosso che ti fa venire quando lo tocchi, che è una cosa stupenda, non si può immaginare. Grazie per queste emozioni. Io tra l'altro, una cosa che non abbiamo fatto vedere è la pastiera. E qui la non deve mai mancare a tavola. Si mangia tutto l'anno. E noi siamo pronti a mangiarla dal Gran Caffè Gambrinus. No, qui a proposito di biscuits, no, anche il raffiolo biscuits. Con raffiolo semplice questo qua. E questo è il raffiolo a cassata. Ce n'è di Nutella, di tutti i gusti qui al Gambrinus, qui a Napoli, da Napoli, per l'Aikos è tutto. Buon Natale a tutti voi. Linea al TG. Buon Natale.